L'inizio della stagione balneare riporta l'attenzione sulla sicurezza in mare. Due sono i soggetti a tutela dell'incolumità dei bagnanti e dei fruitori del mare. Uno è una presenza ed una conoscenza stretta con tutti noi che frequentiamo lidi o stabilimenti balneari o anche le spiagge libere. Nella fattispecie viene comunemente chiamato bagnino, ma in realtà è un vero specialista formato ed addestrato ad affrontare le situazioni di pericolo e di emergenza che si possono presentare. È l'addetto al salvamento. Volevo ricordare che il servizio appunto è attivo dalle 10 alle 18. Le postazioni, qualsiasi sia la condizione meteo marina, sarà sempre attiva. Anche oggi, come potete vedere, le condizioni non sono poi così favorevoli, ma i bagnini sono comunque in torretta. E il bagnino, tengo a precisare, è un soccorritore a tutti gli effetti, una persona altamente qualificata. La sua giornata la impiega facendo prevenzione. Il fatto 100, il lavoro del bagnino, è sempre vigile, occhio attento. È una persona allenata, un gran nuotatore che se c'è bisogno interviene in acqua e nelle peggiori delle ipotesi è in grado anche di gestire una vera emergenza. Dotato di strumenti all'avanguardia e di moderne tecniche, l'addetto in torretta deve essere il punto di riferimento dei bagnanti. Lui sa bene se è il caso o no di tuffarsi e quali sono le regole da seguire. Se uno non sa nuotare non dovrebbe superare l'acqua al fianco, oppure nuotare anche il nuotatore di professione agonista, sarebbe buona norma che nuotasse in parallelo alla costa, anche per passare e non essere perso di vista dai vari bagnini di salvataggio. Nuotare principalmente nelle zone riservate alla balneazione, come si riconoscono? Sono delle zone che si estendono dalla battigia fino ai 300 metri e sono delimitate da una linea di boe arancione. E non allontanarsi dalle boe rosse, perché ci si espone al rischio delle imbarcazioni da diporto. L'altro soggetto preposto alla sicurezza in mare è la Guardia Costiera, che anche quest'anno, per la nostra tranquillità, ha predisposto il servizio Mare Sicuro. Il 16 giugno partirà anche per quest'anno l'attività in Mare Sicuro, che vedrà impegnati chiaramente gli uomini della Guardia Costiera a livello nazionale, in particolare sul litorale di Fano. I nostri uomini saranno impiegati con controlli sia via terra che via mare a tutela della balneazione e a tutela chiaramente del rispetto delle norme in materia di navigazione sicura di porto nautico e tutela dell'ambiente marino costiero. È importante dare delle raccomandazioni ai bagnanti affinché, diciamo, la balneazione sia sicura, in particolare non fare il bagno dopo aver mangiato, non fare il bagno nel momento in cui vedono stata la bandiera rossa e fare sempre riferimento a quella che è la figura importante dell'assistente bagnanti. Per qualsiasi emergenza in mare, sia per la balneazione che per i diportisti in mare, si raccomanda di chiamare sempre il numero blu 1530.